arriva la guerra globale, perché qui si possa finalmente respirare aria di libertà, aria di pace, sulle cui bianche ali la speranza volerà. Popoli contro popoli si sollevano, guerre fratricide che ci uccidono. Dovrà scorrere ancora perché l'onda del mare si arresti, perché l'onda dell'odio si placchi. Che si sta consumando un altro attacco che è conseguenza dello stato di ingiustizia. Questa luce deve ricordare a ciascuno di noi l'impegno per la causa della pace, perché non può esserci un futuro senza l'affermazione del diritto alla pace, che è un diritto che va affermato in politica dall'ONU a tutti i popoli e nelle nostre azioni. Nella scuola, che è il veicolo che forma la società del futuro. Consegniamo al rappresentante del liceo. Falla girare, porta l'acqua. Già abbiamo detto prima con i ragazzi, comunque è una giornata molto sentita del bel liceo. Non me l'aspettavo, anche perché loro sono del primo anno, però c'è stato un buon riscontro comunque da tutti quanti i ragazzi, veramente mi ha fatto piacere. Fatemi un applauso perché veramente grazie, grazie mille. Porta la sua alle vittime di tutte le guerre. E per questo abbiamo anche qui la presenza oggi del presidente dell'associazione combattente Reduce. Con la mia associazione abbiamo avviato qui a Piedimonte, all'epoca in cui c'era il professore Raffaele Cividillo, questo percorso della fiaccola. Vi cedo la parola per un saluto. Buongiorno a tutti, scusatemi per la voce che non c'è, e complimenti per la presenza e per la disponibilità. È inutile che sto qui a elencare la disponibilità di questo liceo, perché avete una preside ad hoc, avete una preside numero uno, bravi. Qualcuno potrebbe pensare, ma chi è questo signore combattente reduce? Il sottoscritto non è né combattente né reduce, sono un simpatizzante, uno dei primi presidenti tra i simpatizzanti, però porto avanti pure io un discorso. Pensa al futuro, ignorando il passato, rimane un sognatore. E pensare al nostro passato significa pensare a non ritornare più alle guerre. Ecco la mia presenza stamattina, per la pace. Quindi l'Associazione Nazionale Combattente Reduce, da me rappresentata in Piedimonte, serve a questo con questa presenza. Buon lavoro e tante belle cose. Passiamo la parola al professore Peter. Grazie. Durerò soltanto 10 minuti, perché vediamo un po' attraverso delle letture, attraverso le mie letture, geopolitica e storia, quello che riusciamo a dire di questo conflitto che si sta verificando crudamente in Palestina, nella striscia di Gaza, che poi si lega con la cosa che noi
andremo a ricordare la Shoah sabato mattina a Piedimonte. È una situazione che viene da lontano. Sapete che gli ebrei furono perseguitati a partire dal 1938 in Italia, ma dal 1933 in Germania, e avevano sempre l'anelito di trovare una loro patria, la terra promessa, che era Israele, dove alcune colonie già si erano insediate agli inizi del Novecento, grazie ad associazioni sionistiche. Sionistiche significa ufficio per gli interessi degli ebrei. Però nel corso del primo Novecento vennero uccisi 6 milioni di ebrei in complicità con tutte le nazioni europee. Anche gli italiani hanno fatto la loro parte, poi questo lo dirò meglio sabato. Sentirono l'esigenza di trasferirsi in Israele, dove in realtà prima c'era la Palestina. I palestinesi, di punto in bianco, vennero buttati fuori dalle loro terre, e dal 1947-48 ad ora la situazione non è mai migliorata. Non è stato creato uno Stato che vedesse insieme sia i palestinesi sia gli israeliani, perché formalmente Gaza è libera, ma è libera in 5 chilometri quadrati, come diceva prima Agnese Ginocchio. È libera nella povertà, dove c'è un tasso di disoccupazione del 70%. Noi italiani, che abbiamo avuto grandi politici, Aldo Moro e Giulio Andreotti, abbiamo sempre cercato di fare gli interessi degli uni e degli altri, prendendo a cuore le sorti dei più deboli. Tant'è vero che Aldo Moro, dal 69 in poi, perché poi i palestinesi commettevano atti terroristici in tutta Europa, Aldo Moro è quello che fondò il Lodo Moro. Lodo significa accordo in italiano, nel senso che in Italia non dovevano più esserci degli attentati terroristici. Infatti non ce ne furono da parte palestinese, se voi, perché demmo una mano consistente alle aspettative dei palestinesi attraverso un ottimo servizio di intelligence, i servizi segreti italiani credo che siano stati i migliori al mondo durante quell'epoca, e anche attraverso si davano soldi. Scusate un attimo, ragazzi, stiamo facendo, è un modo diverso per fare scuola questa mattina, no? Ognuno sta con il proprio cellulare a chiacchierare, non mi sembra che siamo uomini e donne di pace se non ci impegniamo a capire che cosa sta succedendo in questo momento nei territori dove ci sono le guerre. Non mi sembra che ci stiamo comportando bene, quindi vi invito ad ascoltare l'excursus storico che ci sta proponendo il professore Pepe, perché così solo riusciamo a capire il perché succedono tutte queste atrocità. Grazie. Allora, abbiamo detto, se possiamo mai mettere insieme le due cose, non possiamo mai mettere insieme l'oggi a ieri, sono due cose differenti. Nel senso, la Shoah l'avete subita, ma non dai palestinesi, l'hanno subita dai tedeschi, cioè i palestinesi agli ebrei non li avevano mai toccati. In un secondo momento ora c'è uno scontro in atto tra palestinesi, che stanno anche loro senza una terra, e ebrei israeliani. Da entrambe le parti ci sta questa escalation, perché Netanyahu è all'interno del mondo israeliano un politico di destra, anche loro, chiaramente la destra loro è differente dalla destra nostra, insomma, la destra loro non è la destra fascista, nazista, loro li pugnano, però è gente che dice questa è la nostra terra promessa, dobbiamo stare qui e qui dobbiamo vivere. Nel corso degli anni, dal 67 in poi, quando invasero il Kippur, cioè lo Sharm el Sheikh, la vicina, insomma, il Mar Rosso, loro hanno sempre fatto una politica di espansione, e anche avendo delle armi nucleari minacciano i popoli circostanti. Poi i palestinesi vengono appoggiati dai libanesi, dai siriani, con i soldi degli arabi, perché gli arabi tra di loro sono uniti, e chi guadagna grazie al petrolio poi rifornisce di armi i palestinesi.
La pace è un anelito, è un auspicio, però uno che fa lo storico o fa il geopolitico deve sempre scontrarsi con la realtà. Cioè, io capisco che la pace è bella, però in questa situazione che vive lo Stato di Israele, che non è uno Stato che unisce insieme i due popoli, che queste cose anche in Irlanda successono tra inglesi e irlandesi, cioè farli stare insieme non produrrà mai la pace, insomma. Cioè, secondo me sarà, è durata da 80 anni questa micro conflittualità, durerà anche per i prossimi 100. La situazione è quella. Va bene, questo finito, grazie. Prima di concludere con l'appello cessate il fuoco, la mozione che sottoscriveremo, io voglio spiegarvi il significato di questa stola. La vedete? Questa non è una semplice stola, uno sciabba che la porti come ornamento, ma è il simbolo del popolo palestinese e si chiama Kefia. Allora, la preside mi aiuta adesso a spiegarla. Ed è il simbolo di pace del popolo palestinese, perché è formata da tutti questi simboli, questi ricami. Il primo che vedete è questo, e sono le foglie dell'olivo, che è l'albero simbolo della Palestina e corrisponde anche con il nostro albero della pace, l'albero d'olivo, vedete, che poi ai tempi di Gesù l'orto degli ulivi, l'ulivo è l'albero principale del dominio della Palestina. Questa qui è la rete dei pescatori, che rappresenta il primo lavoro di questo popolo. Infatti si legge nel Vangelo, gli apostoli erano quasi tutti pescatori, Pietro era pescatore, il principale lavoro che fornisce economia è quello della pesca, ed è uno dei problemi, appunto, proprio per questo motivo non si riesce a raggiungere un accordo tra, cioè Israele non vuole cedere l'autonomia alla Palestina perché vuole avere sotto controllo anche il territorio del mare, perché è un punto strategico di congiunzione con tutti i popoli e le culture del Mediterraneo, del Medio Oriente, che è rappresentato da queste linee che sono appunto le rotte delle navi che attraversano il mare della Palestina, il mare del Medio Oriente. E questa è la storia, che è il significato, cioè è, in fin dei conti, come tutti quanti noi desideriamo la pace, dobbiamo trovare un punto in comune. Il dialogo, il negoziato è possibile mettendo a tacere le armi. E allora, se il governo israeliano vuole distruggere Hamas e i terroristi, magari ci riuscirà a prezzo di tante vite umane, però nulla, con l'odio non si ottiene nulla, e con la violenza sorgerà l'altro Hamas e non finirà più, sarà una storia infinita. E quindi quello che noi dobbiamo fare come giovani impegnati per la pace, questo è un messaggio, la non violenza, vedete, il simbolo del fucile, delle armi spezzate, è l'unica strada della pace, l'unica strada, la non violenza. Non ci illudiamo, quando vogliamo essere forti, farci prevalere l'uno sull'altro con le armi, non andremo da nessuna parte. Le armi sono la distruzione, producono morte, rovina, malattie, distruzione del pianeta. Solo la pace può essere la strada, la pace si ottiene con il dialogo e la non violenza. Questo è il messaggio. Grazie. Della sacchetta della fiamma della pace, grazie a voi alunni, fate riportarci di questo messaggio. Noi ci diamo appuntamento a breve, preside, per attivare a Piedimonte il primo sportello della pace, dei diritti umani.
e in quell'occasione vedremo di portare anche il rappresentante della Palestina. Domani lo sportello verrà attivato a Sparadise presso Crisis, è un'altra scuola di pace. E quindi andiamo avanti su questo percorso, tanti piccoli appuntamenti devono servire ognuno di noi per avere questa memoria accesa, tenere questa fiamma della fiaccola accesa per ricordarci qual è l'impegno prioritario che è la pace. Io ho iniziato in mano alla vostra età con una chitarra che la porto tutt'oggi, questa chitarra ed è la chitarra della pace, attraverso cui si sprigionano note e parole di pace. E se volete ascoltate qualche mio brano su internet, in particolare l'ultimo che è stato dedicato al dramma palestinese, e il titolo è proprio La non violenza, l'unica arma della pace. Shalom, salam, mir, peace, pace. Grazie Agnese, spegniamo la fiaccola e fra qualche minuto ritorneremo. Non violenza è l'unica arma della pace, non violenza è il volto disarmante.